Anche il gelato del popolare generoso rischia di sciogliersi nell'inferno del caro bollette. I rincari sul prezzo delle materie prime e i costi sempre più alti di luce e gas rischiano di fermare un'attività storica intrapresa con tanti sacrifici e passione dall'indimenticato Vincenzo Siano, o parente di Canale di Serino, padre di Generoso, il re del sorbetto con acqua e limone, scomparso qualche anno fa. Il gelataio beniamino di bambini e anziani, tifosissimo dei Lupi dell'Avellino, che porta in giro le sue delizie per tutti i gusti nelle piazze durante gli eventi in Irpinia, dopo aver ricevuto le salatissime bollette, si dice costretto a fermare ai box il suo bianco-verde a Pecar. Caro tutto, ma ieri mi è arrivata l'energia là, 3,99, come faccio qua? Ogni due mesi 400, 500 euro, come faccio a chiudere gelato qua? Qua ce la vado sotto, devo chiudere pure i battenti, come fanno tutti. Dopo che è gelato qua non si può manco venire più. Prima quando pagava? E prima pagavo 180, 150, 200, questo mi è arrivato al doppio. Questo voi. Io faccio solamente un po' di corrente, solo un po' di frigorifere e cose del genere. E poi 400 euro, 500, come faccio a campare? Ma va già chiuso. L'anno prossimo chi lo sa se si chiude o no. Se mi convivi, se no chiude, questo è. Quindi è una doccia fredda. È una doccia fredda per tutti, questi che fanno un'attività piccola, che arrivano solo bollette pesanti. Questo è. Come puoi fare? Puoi fare qualche gelato in meno? Come può fare? Già il gelato ne vendo poco, se è stato poco e niente. La moneta qua, l'euro va a calare.